Allora Andrea, vigilia importante, andiamo a fare visita alla prima della classe. Domani ci sarà probabilmente un discreto numero di tifosi biancorossi al seguito. Rivoluzione vitriniana quasi completata, insomma. E ora c'è una squadra differente. Sì, ho una squadra differente, ma ho sempre la mia squadra. Cioè, io parto dal presupposto che, come vi ho sempre detto all'inizio dell'anno, io sono contento del gruppo che alleno dall'inizio dell'anno, anzi, stracontento del gruppo che alleno dall'inizio dell'anno e come ho già detto anche alla squadra, sono stracontento della gente che è arrivata all'interno del nostro gruppo. Sono giocatori che ci danno qualità. Sono giocatori che ci danno spessore e soprattutto sono straconvinto, come ho detto stamattina alla squadra, che non abbiamo sbagliato l'uomo, che per me era la cosa più importante, perché non volevo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Il direttore in questo è stato bravissimo perché ha scelto dei profili e mi ha sottoposto dei profili, ha avuto solo l'imbarazzo della scelta, quindi nel momento in cui abbiamo individuato il profilo, nel momento in cui abbiamo avuto garanzie sul lato umano, perché io dico sempre l'uomo e il calciatore per me sono la stessa cosa, e sono stracontento degli acquisti, sono stracontento soprattutto di come si sono inseriti, ma ancora di più di come sono stati accolti dal gruppo. Si è già creata una bella armonia. Se ci sono già create le dinamiche giuste, ho l'impressione come se Gomes, Cretella, Paciuti, Ferrante, lo stesso Elia che è arrivato ieri, è come se l'ha vestita sempre nello spogliatoio, e questo per me è già un gran risultato. Senti, a proposito dei nuovi arrivati, quanti di questi andranno in campo? E l'altra domanda è se il discorso del portiere, come dicevamo prima, diceva proprio stamattina Paolo Pichini, faceva il toto formazione, se inciderà o meno nelle scelte il discorso tra Di Bonito e No, Cirillo. sicuramente voi avete l'esperienza e le capacità per capire che le quote giocano molto all'interno della nostra formazione. In questo momento siamo molto meglio di come siamo partiti perché ho molta scelta, dire scelte è poco, molta scelta, però le mie idee, come dico, le mie scelte di domani saranno indirizzate anche per cercare di far integrare i nuovi nella maniera migliore possibile e per cercare soprattutto di non alterare gli equilibri che abbiamo già trovato. Quello che mi interessa soprattutto è che diventiamo squadra. Quello che stiamo facendo è da quando stiamo lavorando, dall'arrivo di Cretella, dall'arrivo di Lorenzo, che è Paciuti, e dall'arrivo di Gomes. Dobbiamo diventare squadra. Per diventare squadra c'è da fare, c'è da trovare le misure, c'è da trovare i metri, c'è da trovare soprattutto la conoscenza tra i vari giocatori, perché poi in campo si parla una lingua universale, però conoscersi è sempre meglio. E le mie scelte saranno indirizzate in questa direzione, partendo dal presupposto che io quando faccio una scelta, e ve l'ho sempre detto, la priorità è sempre quella. Viene prima la società, poi viene il gruppo, poi viene il singolo e poi viene il mister. Quindi tutte le mie scelte saranno indirizzate in modo che potremo far punti. Mister, domani partita molto complicata, forse quella un po' più tosta di tutto il girone, visto che si affronta la capolista. Al netto della formazione, lei che partita si aspetta contro una squadra che ha un po' stupito tutti? Guarda, io ho visto la Pianese e ti dico la verità, stupita anche a me. È una squadra quadrata, una squadra che gioca, una squadra che ha grandi interpreti, però vi dico, vi ripeto, sarò ripetitivo, sarò stancante, però il rispetto e la considerazione che diamo alla Pianese è lo stesso che diamo a tutte le altre squadre. Io, come ho sempre detto, e ad oggi non sono preoccupato, assolutamente, non ero preoccupato prima, figuriamoci oggi, io credo nella mia squadra. Credo nelle potenzialità del mio gruppo e noi andiamo lì a Piancastagnò a fare la partita, andiamo a giocarcela, andiamo a viso aperto, andiamo a cercare di vincere il duello, andiamo a combattere palla su palla. Poi alla fine, come è giusto che sia, se la Pianese sarà più forte di noi in quella singola partita, perché parliamo di 90 minuti, io gli stringerò la mano, assolutamente. No, sorridevo perché ho visto il gesto leggermente scaramantico del direttore generale di Tri, giustissimo, eh. Un'altra cosa che le volevo chiedere, mercato per il momento credo che il Grosseto non abbia bisogno di ulteriori innesti se non qualche famosa ciliegina sulla torta, poi riaprirà a gennaio con la sessione dei professionisti. Andrea Liguori ha vissuto tutto l'arco narrativo di questa strana fiction che è stato il Grosseto quest'anno. Che evoluzione è stata quella della sua rosa a livello qualitativo, a livello umano? Lei ha sempre parlato bene anche dei giocatori che se ne sono andati, però che evoluzione ha visto Andrea Liguori? Io una cosa che ho notato e che mi è piaciuta molto, si è alzata moltissimo la qualità dell'allenamento. Questo l'ho notato subito, ne parlavo anche con il mio staff. Perché
prima di tutto perché abbiamo una rosa che a livello numerico ci permette di fare lavori totalmente diversi, perché abbiamo meno giocatori da gestire, e poi perché avendo il giusto numero di under, il giusto numero di giocatori grandi, si è creata un'amalgama importante dove adesso anche la partitina, il possesso, qualsiasi cosa diventa altamente competitivo, e questo è grazie alla qualità dei giocatori che sono arrivati, ma soprattutto anche grazie alla qualità dei giocatori che sono rimasti, perché io ve l'ho sempre detto e non l'ho mai nascosto neanche quando c'erano difficoltà enormi, e da me non avete mai sentito parlare di difficoltà. Io sono stracontento del gruppo che ho a disposizione, ma ero stracontento ugualmente del gruppo che avevo a disposizione prima, perché comunque le scelte che abbiamo fatto le abbiamo tutte condivise con il direttore, e sono convinto di aver creato insieme al direttore Vetrini un grande gruppo. Ora sta a me, come diceva anche ieri il direttore Vetrini, gestire la rosa, gestire il gruppo, gestire i giocatori. Vi posso assicurare che erano i problemi che volevo dall'inizio dell'anno. Quindi Andrea, pensa che si apra un nuovo campionato per il Grifone? Ma io come ho sempre detto, e come ho sempre detto alla squadra, la società ci ha parlato di un obiettivo chiaro, preciso, non ha lasciato dubbi, non ha lasciato nessun raggio d'azione. La società ci chiede in maniera netta e precisa di arrivare alla salvezza nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Questo è l'obiettivo, questo è quello che mi ha chiesto la società. Nel momento in cui riusciamo a raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile, come ci ha chiesto la società, potrebbe anche cominciare tra virgolette un campionato di ma oggi noi non ce ne dobbiamo spostare di una virgola, dobbiamo essere una squadra affamata, una squadra rognosa, una squadra cattiva, una squadra che battaglia. Non dobbiamo assolutamente cambiare vestito, perché come ho detto alla squadra, sono cambiati i giocatori ma non siamo cambiati noi, la squadra resta tale, quello spirito che ci accompagna, quella voglia di lottare, quella voglia di primeggiare non deve assolutamente cambiare. Come dico sempre io, non ci dobbiamo imborghesire, dobbiamo restare quelli che siamo e goderci questo momento, perché come vedete anche voi ragazzi l'aria è cambiata, goderci questo momento di tranquillità, di serenità nel quale lavoriamo, e che grazie alla società che ce lo permette, ma noi non ci dobbiamo assolutamente imborghesire, è la cosa che odio di più. Ci potrebbero essere avvicendamenti, visto che c'è Davide Ferrante nel 2001? Davide è un giocatore di cui sono contentissimo, è entrato nel gruppo alla grande, sono contento, proprio oggi parlavo con Davide, gli dicevo Davide non... Io lo dico anche a voi, perché io ho detto una cosa tranquillissima, ho detto non guardare che noi abbiamo Ciolli, Cipolletta, Bruno. Qui a Grosseto chiunque entra all'interno della mia rosa, nessuno viene a fare allenamento, nessuno viene a fare la comparsa. Dovete allenarvi tutti da protagonisti, perché come ha dimostrato Cesaroni, e voi me ne date atto, ne ho sempre parlato bene anche quando non lo convocavo, alla fine il campo ha dato ragione, e la stessa cosa sarà per Ferrante, giocatore vero all'interno di questo progetto, 10 minuti, 8 minuti, mezz'ora, 90, tribuna, si deve sempre far trovare pronto, è un compito ed è una cosa che mi devono tutti i giocatori all'interno della rosa, perché io tratto tutti alla stessa maniera, do importanza a tutti, perché so che ho bisogno di tutti e tutti devono dar qualcosa alla nostra causa, è fondamentale. Noi nel corso di questo giro mi è andata qualche volta, è capitato però di ascoltarti il giorno prima e poi purtroppo due o tre volte assistere a un inizio di partita, al famoso approccio alla gara, tre partite sbagliate, addirittura Livorno prendere un gol dopo 9 minuti ci è costato, malgrado poi una prestazione sontuosa, ci è costato la sconfitta, no? Quindi io immagino che domani, più che in altre gare, sarà proprio importantissimo entrare subito. Sono d'accordo. No. Su questo... Paolo, sono d'accordo con te. Io sono d'accordo, ma di queste cose ne parliamo tanto, sono d'accordo con te. Io ho detto il primo tempo di Ostamare, i 20 minuti con il Tau, anche l'approccio che abbiamo avuto domenica non è stato dei migliori, ne sono consapevole, la squadra ne è consapevole. Ti dico, Ostia è stato una, secondo me è stato un episodio, in che senso? Venivamo da tanti risultati, venivamo da prestazione, comunque ci può stare, come dico io, un rigetto. Invece Tau, e ti dico anche la parte di domenica, sai, io ho fatto il calciatore, l'ho fatto anche in queste, anzi l'ho fatto solo in queste categorie, quindi so cosa significa un cambiamento societario, so cosa significa il mercato, le cosiddette porte girevoli, vedere ogni giorno un compagno che va via, un altro che resta, forse tocca a me, forse non tocca a me, comunque crea degli scompensi, e io non è un alibi per la mia squadra, perché non avranno mai, però è un dato oggettivo che il mercato comunque può portare all'interno soprattutto del nostro gruppo, che era un gruppo grosso anche a livello numerico, sentirsi un attimo. Invece devo essere sincero che il direttore Vetrini con la società in settimana ha fatto un intervento importante,
ha dato grandissima tranquillità al gruppo, gli ha levato l'ultimo, se potevamo dire così, barlume di alibi per poter fare una partita. Invece il direttore Vetrini, con la proprietà presente, ha fatto un discorso netto, chiaro, preciso, dove ha dato certezza a tutto il gruppo, e quello per me è stato fondamentale per poi ricominciare la settimana nel migliore dei modi. Mister, in questo momento in attacco ci sono un minimo di affollamento, mettiamola così. Gliela faccio citando Silvio Berlusconi nel 2013, che disse: no, ma Balotelli può giocare anche trequartista. Ecco, al netto, diciamo, della fantasia del fu Premier, secondo lei come si può risolvere questo, un po' questo sovraffollamento? Perché ci sono tre prime punte di ruolo, due praticamente con uguale struttura fisica, che sono ovviamente Alexis, Gomez e Rotondo. Rotondo magari è un po' più diversa anche per caratteristiche, però come si risolve un po' questa situazione? Allora, se lei mi consente, perché questo io non lo chiamo sovraffollamento, lo chiamo benessere. Cioè, io preferisco avere quel tipo di scelta. No, non, io non penso che sia un problema. Io penso che il problema sia non avere dei giocatori intelligenti, non avere giocatori di qualità. Io ho giocatori intelligenti e giocatori di qualità. Più che un problema, sta a me saperli gestire, sta a me fare le scelte giuste, sta a me mettere nelle condizioni di esprimersi al meglio. Avere un parco attaccanti così era quello che desideravo da sempre. Esattamente, no, ma soprattutto con 5 cambi e soprattutto col tipo di campionato che dobbiamo fare. Comunque ci saranno campi pesanti, ci saranno campi sintetici, ci saranno squadre che si chiudono, ci saranno squadre che ci permettono di giocare e partire da dietro. E io adesso, avendo la fortuna anche di avere caratteristiche totalmente diverse all'interno del gruppo, posso anche saper scegliere. Oggi ho parlato alla squadra tranquillamente, gli ho detto: adesso siamo una rosa di squadra importante, ho dei giocatori importanti a disposizione, adesso la differenza la faranno le mie scelte e la vostra intelligenza nell'accettare le mie scelte, perché comunque io sono chiamato a fare delle scelte, i giocatori sono chiamati ad accettare, ma come ho sempre detto, dopo chi entra dalla panchina, la cosa che è più bella che può capitare è far capire al mister che ha sbagliato formazione, ed è quello che voglio io ogni volta che faccio un cambio. Io lo dico sempre al mio giocatore: ogni volta che entra va in campo e fammi capire che ho sbagliato. Quella è la risposta che deve dare un giocatore: entrare e far capire al mister che ha sbagliato formazione, ed è quella che cerca un commissario quando fa il cambio.